Iniziamo questo video con l'esame della parola Shabbat. Ti mostrerò come iniziare con un errore e finire con un buon risultato. Nella parola Shabbat hai la parola Ba. Così, come Shabbat è il giorno di Dio, sarà probabilmente Rabbat, Ra Dei. Come avrebbero chiamato gli altri giorni della settimana? Beh, di 2 giorni sono certo. È la domenica, Sunday, e il giorno della luna, Monday, cosa che mi ha ovviamente ricordato il sistema RGB, in cui il sole e la luna sono entrambi riflessi della Terra. Quindi prendiamo la controrotazione del sistema piramidale con il Ka, il Ra e il Ba. Così hai Sol. Poi hai lunedì per la luna, Mon. E al centro avresti la Terra. Come chiameremo la Terra? È come dare un calcio a una porta aperta. È O, ovviamente. In un sistema elettrico che ti dà il positivo, il negativo e il neutro. Giriamo il sistema Solomon e diamogli una svolta a destra e ti darebbe 7 giorni della settimana, Solca, Oka, Momka. Allora andresti agli inferi, Momba, Oba e Solba. Il settimo giorno sarebbe il giorno di Ra. Quindi il sesto giorno della settimana sarebbe il Solba o lo Shabba. Così potresti pronunciare la parola Salomone come Shauman, Shaiman, Shaman. Così lo Shaman non sarebbe il sacerdote di qualche tribù indigena, ma sarebbe il prete che conosce i segreti della stella di Salomone. Mettiamo la stella di Salomone sulla mappa di Hereford. Poi vedi il centro della stella è Gerusalemme. Quindi penso che il centro della stella si chiamava Ur Salomon. G sta per città. Se lo inverti, hai davvero probabilmente Ra. Diamo un'occhiata a una vecchia foto di Gerusalemme. Lì vedi le 3 mura che sarebbero i 3 cerchi di Atlantis. In un video precedente ho mostrato che le piramidi controrotanti sono il sistema energetico del cratere Atlantide. Così, quando ho guardato di nuovo il nostro cratere con la stella di Salomone, ho notato che c'è già un anello nel nostro cratere. Così, a quel punto mi è balenato in testa che stanno ricreando Atlantide nel nostro cratere. Diamo un'occhiata alla parte inferiore e superiore della stella. Quindi, in fondo, hai le colonne d'Ercole. E in cima hai il paradiso. Quindi il paradiso è il cerchio, Gerusalemme è l'ottagono e le colonne d'Ercole sono 2 poli. Le colonne d'Ercole ovviamente lo sappiamo dai massoni, Yachin e Boaz. Quindi Yachin è il pilastro rosso, Jah-Ka. Senti il Ka? Il Ka è il sole Iside, le piramidi ascendenti. Boaz è il pilastro blu del Ba, la luna, Osiride, il triangolo nero rivolto verso il basso. Mettiamo la stella di Salomone tra 2 pilastri e poi vedrai 1X1, l'11 settembre. Una delle loro cose preferite. Oh sì, lo sapevano già nel Medioevo. Hai i pilastri gemelli,
e al centro della stella di Salomone hai l'occhio di Ra. Prendi il triangolo nero e il triangolo bianco e con quello puoi realizzare il motivo della scacchiera. Supponiamo ora che tu voglia creare un sistema elettrico controrotante in cima al nostro cratere. Come faresti? Con il primo pilastro potresti creare la piramide Ba, ma il secondo pilastro dovresti appuntarlo a Gerusalemme e da lì al Paradiso. Poi avresti la piramide puntata verso l'alto, il Ka. Come daresti energia a questo sistema? Lascia che ti mostri il contagocce Kelvin. Quindi, usando l'acqua corrente, puoi creare una corrente ad alta tensione. Qui vedi come è costruito il sistema. Diamo uno sguardo al generatore di onde triangolari. Lì puoi vedere che ha diversi componenti, come le resistenze, ad esempio. Quindi, come hai potuto trasferire questa energia dall'altra parte del cratere? Questo potrebbe spiegare tutti questi strani edifici costruiti con perfetta precisione e con un enorme lavoro, con una tecnologia che ancora non capiamo. Sembra che facciano tutti parte di una macchina gigantesca. Stanno quindi ricreando Atlantide, ma ciò significherebbe che hanno bisogno di una seconda stella. Diamo un'occhiata a quali punti ci darebbe. Così, in fondo ai pilastri gemelli in movimento verso l'altro hai Roma. Nel centro hai Ur Salomon, Gerusalemme, poi hai Babele e in cima hai il Paradiso. Diamo uno sguardo da più vicino e in cima hai Babele. Tutti conoscono la storia di Babele, no? Quindi, cosa è successo a Babele? Penso che quando hanno attivato il campo di forza, ciò ha fatto qualcosa con il nostro cervello. Forse le nostre capacità telepatiche sono state disturbate a quel punto. Quindi, quando segui questo cerchio con la stella, cose strane accadono nella Bibbia. Così, la malvagia città di Sodoma e Gomorra è punita da Dio e brucia. Quando qualcuno parla dietro al fuoco, si trasforma in un pilastro di sale. Poi hai l'apertura del Mar Rosso. Così l'acqua inizia a comportarsi in modo strano e il colore sta cambiando in rosso. Qui hai il luogo del raduno degli israeliti, all'inizio del viaggio di 40 anni. Finalmente arrivano a Gerico, dove la città viene demolita in un modo molto strano, con le trombe, un'altra punizione di Dio. Spostiamoci a sud, verso il faro di Alessandria. E Alessandria è situata al delta del Nilo, il Nilo trasformato da Mosè in sangue, e la biblioteca di Alessandria bruciò, rasa al suolo. Spostandosi più a sud, attraverso il labirinto, arriviamo a Roma, l'incendio di Roma. Beh, si potrebbe dire che è un'altra linea temporale. Potresti avere ragione, ma che certezza abbiamo che tutti questi eventi storici che abbiamo imparato a scuola siano veri?
Quindi non sono sicuro. Muoviamoci su attraverso Venezia, Macedonia, Costantinopoli, Antiochia e di ritorno alla Torre di Babele. Così vediamo come stanno installando la seconda stella. Strane cose stanno accadendo. Ma all'improvviso succede questo. Bene, sembra quasi che il nostro cratere stia entrando in uno stato di shock. Metà del cratere si sta congelando. Potresti chiedere a te stesso, è una notizia buona o cattiva? Non sono sicuro. Il fatto è che un corpo organico reagirà sempre con l'acqua. Quando hai una strana entità che è entrata nel corpo, il corpo proverà sempre a inondarlo. Quindi l'allagamento non è un'azione di Dio, ma un'azione del corpo. Mi ha fatto pensare che Atlantide avrebbe potuto essere la precedente vittima di questa entità. Diamo quindi un'occhiata di nuovo al dio del Babael, l'entità d'acqua in movimento che trasforma l'acqua in vino o il sangue in petrolio, qualunque sia, l'entità fenice Geova Ra. Tempo di dare un'occhiata al mito della creazione. La stella di Salomone è installata e attivata. Prima c'era la luce. Questa radiazione crea un firmamento. La luce riflette nel firmamento e crea il sole. Il sole splende sulla terra e crea un riflesso, la luna e le stelle. Questa attivazione della stella di Salomone divide l'acqua dalla terra. Così, la storia che il Dio parassita ha creato l'uomo, animali e piante è una frode. Questi sono stati creati da una coscienza superiore al parassita. Quindi, ora i parassiti hanno un problema. Non possono installare il secondo anello. Così devono ricominciare tutto da capo. E questo è quello che faccio, ovviamente. Qui inizia la storia dei vichinghi, di cui ho realizzato il video dell'impero del falso Cristo. La prima cosa che fanno è cercare un nuovo Ur Salomon, un centro di una nuova stella di Salomone, lì dove hanno costruito il secondo tempio di Gerusalemme, un tempio sotto forma di un ottagono. Ma ora ovviamente hanno bisogno dei pilastri gemelli per attivare la loro stella. Così, da quanto ne so, ci sono due colonne d'Ercole. Hai le colonne d'Ercole in Spagna e ovviamente hai le torri gemelle a New York, o almeno le avevate. Così, ho fatto un test con una stella di Salomone. Ho preso Gerusalemme come centro e Gibilterra come l'inizio del cerchio. Bene, ha dato un risultato sorprendente. Madrid, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Copenaghen, Stoccolma, Helsinki. Giriamo tutto intorno. Stoccolma, Copenaghen. Le capitali sembrano essere situate in questo cerchio e tornare così a Gibilterra. Diamo uno sguardo all'emblema dell'Unione Europea. Avrebbero bisogno di 12 punti per attivare la stella. E qual è il lato opposto a Gibilterra? È probabilmente Mumbai,
Bombay, Baba. Quando cerco una forma che possa svolgere il ruolo di pilastro, non riesco a trovarne uno, tranne forse la roccia stessa o la forma dell'isola. Quindi ora posso mettere una stella sulla mappa dell'Europa e poi potrei metterne una seconda sopra di essa e vediamo dove finisce. Come previsto, finisce nell'acqua. Capovolgiamo le Americhe. Quando rimpicciolisco un po', con un po' di buona volontà, potresti finire a New York. O forse dovremmo dire Nuova Arca. Forse devi mettere una terza sopra. Diamo un'occhiata a New York, che ovviamente sarebbe il posto perfetto dove mettere un pilastro gemelle. Se ne può vedere uno su un lato dell'acqua e sull'altro lato. Ci sono alcuni edifici che potrebbero svolgere il ruolo di pilastri gemelli, come questi. Che strani edifici, mi ricordano un po' i Lingam. Per le persone che le conoscono, questa è una sorta di pietra sacrificale nei templi cambogiani, con un rifornimento d'acqua. Quando guardi in cima a questi edifici, sono molto strani. C'è un altro edificio lì che prova che il parassita è qui. Dai un'occhiata a questo qui. È come un mostro peloso. E noi abbiamo un'altra prova dai nostri buoni amici della Stella di Salomone. Sono qui. Ciao ragazzi. Probabilmente uno dei posti più costosi di New York. Ora, la domanda sarebbe, perché hanno abbattuto le torri gemelle? Penso che New York sia un centro magnetico molto importante. Poiché la Terra si sposta costantemente dalla posizione e il campo magnetico sta cambiando, devono abbattere gli edifici che un tempo funzionavano, ma non funzionano più. Così devono ricostruire costantemente New York. Che è anche il motivo per cui tutti questi antichi templi furono abbandonati. Non avevano alcuna funzione, perché il nostro cratere aveva cambiato la sua vibrazione. Ho l'impressione che il gioco sia perduto. Mettendo un'altra stella su questo pianeta ci vorranno migliaia di anni. Ovviamente sono molto pazienti, lo so. Ma penso che abbiano escogitato un piano B. Hanno selezionato un nuovo cratere, Marte, che terraformeranno per i loro piani per la ricreazione di Atlantide. Ma il tempo stringe. Il problema è che hanno ancora bisogno di noi per terraformare Marte. Questo perché i discendenti degli Atlantidei non sono più così intelligenti? Stanno perdendo il controllo sui Goim? Quindi questo coronavirus potrebbe essere la battaglia finale. Penso che sia un virus controllato dal 5G. Beh, probabilmente non è nemmeno un virus. I sintomi di questo attacco di radiazioni sono gli stessi di un'influenza. Quindi il mio messaggio sarebbe, continuiamo ad aprire le porte.
Un giorno, presto, arriveremo all'ultima porta.